Parola del giorno, mercoledì 27 novembre 2024. Oggi si venera, Beata Vergine della Medaglia Miracolosa, Apparizione. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano sette flagelli, gli ultimi, poiché con essi è compiuta l'ira di Dio. Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco. Coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo. Hanno cetre divine e cantano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto dell'agnello. Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio Onnipotente. Giuste e vere le tue vie, Re delle genti. O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo nome, poiché tu solo sei santo. E tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi furono manifestati. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Oggi, 27 novembre, si venera Beata Vergine della Medaglia Miracolosa, Apparizione. Preghiera alla Beata Vergine della Medaglia Miracolosa. O Maria, Madre mia amabilissima, io figlio tuo, mi offro oggi a te e consacro per sempre al tuo cuore immacolato tutto quanto mi resta di vita, il mio corpo con tutte le sue miserie, la mia anima con tutte le sue debolezze, il mio cuore con tutti i suoi affetti e desideri, tutte le preghiere, fatiche, amori, sofferenze e lotte, in special modo la mia morte con tutto ciò che l'accompagnerà, i miei estremi dolori e la mia ultima agonia. Tutto questo, Madre mia, lo unisco per sempre ed irrevocabilmente al tuo amore, alle tue lacrime, alle tue sofferenze. Madre mia dolcissima, ricordati di questo tuo figlio e della consacrazione che fa, di se stesso al tuo cuore immacolato, e se io, vinto dallo sconforto e dalla tristezza, dal turbamento o dall'angoscia, arrivassi qualche volta a dimenticarmi di te. Oh, allora, Madre mia, ti chiedo e ti supplico istantemente, per l'amore che porti a Gesù, per le sue piaghe e per il suo sangue, di proteggermi come figlio tuo e di non abbandonarmi fino a quando io sia con te nella gloria. Così sia. Beata Vergine della Medaglia Miracolosa. La Beata Vergine della Medaglia Miracolosa è venerata per le apparizioni a Santa Caterina Labourée nel 1830. Secondo il racconto, la Vergine Maria le apparve dentro la cappella delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli a Parigi, chiedendole di coniare una medaglia come strumento di grazie per chi la indossasse con fede. La medaglia originariamente venne chiamata Medaglia dell'Immacolata Concezione, ma a causa dei numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione, assunse in seguito il nome di Medaglia Miracolosa. Il design della medaglia, rivelato dalla Vergine stessa, include l'immagine di Maria con le braccia aperte e i raggi di luce che simboleggiano le grazie che concede. Sull'altro lato sono incisi il cuore di Gesù circondato da una corona di spine e il cuore immacolato di Maria trafitto da una spada. La devozione alla Medaglia Miracolosa si è diffusa rapidamente in tutto il mondo cattolico e la medaglia è diventata uno degli oggetti devozionali più diffusi tra i fedeli.